Nel giro di opinioni e contributi che abbiamo raccolto presso la community della comunicazione, agenzie, aziende, fornitori vari, non poteva mancare la testimonianza di un player importante nel mondo dell'informazione. Come sappiamo anche dai numeri che abbiamo pubblicato sulla nostra piattaforma, l'informazione in ambito digitale è cresciuta enormemente in queste settimane di lockdown e parliamo appunto della tipologia di consumo, di rapporto che sia i consumatori che i brand hanno sulle piattaforme digitali con uno dei pionieri della comunicazione digitale in Italia. Parlo di Salvatore Ippolito, amministratore delegato di AGI, Agenzia Italia, che appunto nel suo trascorso professionale ha assistito all'ascesa dell'ambiente internet in tutte le sue declinazioni. Allora, Salvio, così ti chiamano gli amici. Qual è stato il cambiamento di abitudini dei consumatori, dei lettori, di chi usufruisce delle piattaforme digitali per informarsi in queste settimane? Sì, direi che il bisogno forte da parte degli utenti in questo periodo è stato quello di poter, come dire, avere un approccio all'informazione, alle news, il più tranquillo, rassicurante possibile. Rassicurante non, ahimè, per i contenuti, ma per, diciamo, l'emittente della comunicazione stessa. Da questo punto di vista, ovviamente, le agenzie tutte, intendo le agenzie di stampa e AGI, sicuramente in prima battuta, svolgendo un ruolo di informazione primaria, hanno un ruolo, tra virgolette, di pubblica utilità. Noi ovviamente siamo i primi a lanciare la notizia, i famosi lanci d'agenzia. Vale solo il caso di sottolineare che nell'arco di breve avevamo già in qualche maniera un percorso di crescita del numero dei lanci giornalieri, adesso praticamente nell'ultimo periodo li abbiamo addirittura quasi raddoppiati, quindi erano un'entità piuttosto già soverchiante rispetto all'opportunità di poterli leggere tutto nell'arco della giornata. Quindi abbiamo ribadito il nostro ruolo di informatori di trincea di prima opportunità, proprio perché ovviamente siamo quelli a cui tutti, sia l'informazione professionale, quindi quella degli editori, sia comunque l'utente finale, guarda con particolare attenzione, perché nel nostro caso, evidentemente, non augurabilmente più in generale per tutta l'informazione professionale, ma nel nostro caso in particolare non c'è bisogno di approfondire la fonte è ovviamente verificata intrinsecamente, siamo un'agenzia, evidentemente tutto il tema delle fake o della post-verità è assolutamente superato dall'emittente, in questo caso da un'agenzia. Quindi abbiamo ribadito il nostro ruolo, abbiamo ovviamente intrapreso un percorso di grande presenza, anche se virtuale, anche in qualche caso fisica, evidentemente per poter far funzionare le cose anche in ufficio, ma per lo più appunto virtualmente, con un approccio assolutamente molto puntuale, tempestivo e soprattutto attento anche ai contenuti che fossero del taglio giusto, senza essere da un lato allarmisti, dall'altro troppo, come dire, ovviamente superficiali, anzi grandi approfondimenti. Tra l'altro è stato il periodo in cui abbiamo anche lanciato i podcast, abbiamo utilizzato al meglio il veicolo del nuovo sito che abbiamo lanciato a metà febbraio, quindi devo dire che Hai avuto un riscontro? Raccontaci com'è cambiato. gli ultimi dati di audio, perché leggevo proprio ieri, ci vedono con una crescita superiore al 100%, quindi evidentemente è diciamo, un evento che ha determinato una grande affluenza, una grande audience, soprattutto sulle properties digitali, anche dei siti editoriali classici. Noi ne abbiamo beneficiato in misura importante, lasciami dire, anche con diciamo, una piccola autopacca sulla spalla, anche in virtù di un sito completamente rinnovato, rivisto, e in grado di accogliere un numero di contenuti più ampio e più profondo, accedendo, diciamo, a una realtà, a una relazione anche con l'utente finale, improntata su un percorso un po' differente, nel senso che gli articoli, ci farete caso, a questo punto andate su agi.it, sono organizzati in maniera da costruire una sorta di storia. Difatti si parla di developing stories all'interno dell'articolo. Vedete che gli articoli sono aggiornati al minutaggio che è indicato in alto nell'articolo.
l'articolo che fa riferimento a un determinato tema viene via via aggiornato, quindi non c'è bisogno di saltare da un punto all'altro del sito, è tutto all'interno del sito, con una logica quasi come se i lanci si succedessero riguardo a un determinato argomento. Quindi abbiamo adottato la logica dell'agenzia e l'abbiamo trasferita all'interno del mondo website. I risultati sembrano essere premianti anche all'interno di un contesto che ovviamente ha premiato l'informazione giornalistica in generale. Senti, come invece le aziende usano la vostra piattaforma per comunicare, per far arrivare anche informazioni commerciali ai consumatori, ai lettori della vostra agenzia? Un equilibrio delicato, come è cambiato in queste settimane? Beh, allora qui ovviamente svesto un attimo i panni responsabile dell'agenzia e entro un po' in quelli del comunicatore, quello che ovviamente ho fatto in tutta la mia recente vita professionale prima dell'ultimo approdo. In realtà, vabbè, ovviamente un veicolo è quello che citavo prima, è il sito web. Io ho visto anche recentemente delle ricerche svolte dall'Advertising Association in UK, dove si vedeva che l'atteggiamento favorevole nei confronti della pubblicità si è dimezzato nell'arco di poco più di 20 anni, dal 50 al 25%. Non, è una ricerca, ripeto, svolta in UK. Immagino che ci sia comunque un certo tipo di evoluzione in questo senso anche da parte dell'universo italiano. E l'elemento che veniva fuori, l'elemento cardine, è il trust, la percezione nei confronti degli annunci pubblicitari, che a sua volta, nell'ambito di un'altra ricerca svolta invece dall'Associazione della Stampa Globale, si vedeva come l'elemento di trust da riconoscere ai contenuti editoriali muovesse in senso positivo anche il trust nei confronti della pubblicità. Quindi, se io sono capace di sviluppare dei contenuti appropriati su una piattaforma editoriale, cartacea, digitale, televisiva, di converso ne guadagna il trust e la percezione da parte dell'annuncio pubblicitario che risiede su quella determinata piattaforma. Quindi il ruolo di qualità dei contenuti è un ruolo fondamentale, non tanto per i contenuti di per sé, ovviamente sì, anzi sicuramente enormemente, ma anche per il traino positivo che questo svolge nei confronti degli annunci pubblicitari. Quindi per noi il ruolo che svolgiamo è un ruolo doppiamente importante, ovviamente in primis ci mancherebbe un ruolo di utilità pubblica, quello dell'informazione primaria, ma anche in qualche maniera un piccolo elemento positivo anche per portare reputazione, credibilità, in ultima analisi trust, anche agli annunci pubblicitari che veicoliamo all'interno delle nostre piattaforme. Questa è una prima considerazione. Poi, sempre in omaggio a quello che dicevamo prima, quindi sull'importanza da parte delle brand in questa fase di attuare un rapporto che probabilmente si svolge su parametri e su basi un po' differenti, ci sarà un gran bisogno da parte delle brand di raccontarsi. Il rapporto che identitario che bisognerà in qualche maniera ricostruire o costruire su basi differenti non può che partire dagli elementi chiave propri della brand o dell'azienda o comunque della corporate reputation, e sono tutti elementi che trovano probabilmente la possibilità di essere raccontati proprio attraverso gli strumenti classici della parola che faccio sempre fatica a pronunciare perché ormai è assolutamente inflazionata, però gli elementi della storytelling, della narrazione, sono tutti elementi che ovviamente coltiviamo con grande attenzione, visto che abbiamo lanciato qualche tempo fa la Factory, che produce contenuti per le aziende per poterle aiutare a Ecco, in raccontarsi. questo momento la Factory che tipo di contenuti sta producendo? Perché tu hai detto che le marche, appunto, la pubblicità ha perso di credibilità, è un'affermazione importante, no? Che quindi impone anche una rivisitazione di contenuti da comunicare e di linguaggio da utilizzare. Quindi la Factory in questo senso che contributo sta dando alle aziende perché siano più credibili appunto, nel loro linguaggio? Beh, sicuramente dal punto di vista generale, la pubblicità nel senso classico stava già poco bene prima degli ultimi eventi. Poi, evidentemente, se poi succedono i meteoriti che impattano sulla superficie terrestre, alcuni dinosauri tendono a
diminuire la loro presenza. Adesso, per carità, non vorrei costruire similitudini scorrette rispetto a teorie evoluzionistiche. Detto questo, tornando sul tema dei contenuti, allora sicuramente, come dicevo prima, l'approccio che cerchiamo di preferire, l'approccio tipico del nostro modo di essere, che è quello di essere un brand journalism lab, quindi l'approccio giornalistico è quello che ci consente di entrare, tra virgolette, virtualmente ovviamente, ma come in questo caso, nelle aziende clienti, raccoglierne gli elementi chiave, ripeto, gli elementi, si parla adesso in questo periodo, secondo me molto a ragione, di purpose, quindi di qual è veramente l'attitudine della brand, qual è l'elemento su cui si può costruire l'ancoraggio da parte dell'utente nei confronti di un'azienda, nei confronti di una marca, qual è l'ancoraggio profondo, qual è l'identità che si può costruire. E questo secondo me è un elemento chiave ed è, dal mio punto di vista, dal punto di vista di un comunicatore che ne ha viste un po' di evoluzione da questo punto di vista, un elemento così talmente fondamentale che sembra quasi riscrivere un po' le regole del mondo pubblicitario, o almeno sembra quasi di poter andare dietro alle radici di come si costruiva un rapporto con la marca, che da un punto di vista professionale è niente di più divertente e attraente. Quindi e avere dei contenuti disponibili per poter attuare una narrazione è un elemento che andiamo a scovare, diciamo, con le caratteristiche proprie della logica giornalistica. Quindi più in generale parlerei di un metodo, di un approccio, che non di una soluzione specifica, un metodo, un approccio che in questa fase peraltro riesce quasi a rivisitare e a mettere quasi in discussione quelle che sono le fondamenta di una brand o di un linguaggio di corporate reputation. L'ultima domanda che chiede una risposta sintetica: cosa ci porteremo nella fase 2 o 3 di questa esperienza che abbiamo vissuto? E parlare di fase 2 o 3 in questo momento sembra veramente un po' paradossale, però diciamo quello che succederà, quello che ci accompagnerà dopo, secondo me sarà un po' quello che dicevo prima, una rivisitazione di quelli che sono gli elementi chiave delle nostre attività. Quindi secondo me abbandoneremo un po' di cose superflue e ci dedicheremo un po' di più alle cose importanti, a quelle che costruiscono per noi stessi, personalmente, per l'azienda. Quindi diciamo un cambio d'armadi con un po' di robe che buttiamo via, mettiamola così. Beh dai, speriamo che la fase 2 almeno arrivi presto, dovrebbe essere questione di ormai pochi giorni o poche settimane. Bene, Salvatore Ippolito, ti ringrazio per questo tuo contributo al dibattito che stiamo portando avanti. Per ADV Express, lui è tutto, Salvatore Salone.